Questo programma è offerto da Maldarizzi Automotive. Oh, Domi, per domani pomeriggio hai preso tutto, hai ordinato? Sì, sì, Giova, ho preso 3 ruote di focaccia, okay. I panzerottini, i sandwich, le sgagliozze e le popizze. Un po' quante? Un po' quante cosa? Hai detto un po' di pizze. No, ho detto popizze e sgagliozze. Quindi delle pizze piccole queste popizze. No, le popizze. Domi, che sono queste popizze e sgagliozze? Non le ho mai sentite. Giova, ma stai scherzando? Ti giuro, non so di che cosa stai parlando. Giova, ma tu sei di Bari? Mi chiamo Giovanni, sono nato a Bari, ma la mia famiglia non è pugliese. Sono cresciuto a cavallo tra le tradizioni della Puglia e della Sicilia, la mia terra di origine. Dovrei essere cintura nera del folklore barese, visto che sono nato, cresciuto e vissuto qui. Invece no, non ci capisco nulla e i baresi lo hanno capito e mi guardano con sospetto e mi fanno sempre la stessa benedetta domanda. Oh, ma tu sei di Bari? Meglio le popizze o le sgagliozze? O meglio tutte e due, ma soprattutto che cosa sono? Andiamo a chiederlo all'esperto, venite con me. Eccoci con il nostro esperto, Sandro Romano, giornalista, gastronomo. Allora Sandro, mi hanno parlato di sgagliozze e popizze. Queste sgagliozze mi hanno detto che è polenta, che è cibo di strada a Bari, ma la polenta al sud non esiste, è solo del nord. Me lo confermi? No Giovanni, ma tu sei di Bari, l'hai detto adesso, le sgagliozze sono tipicamente baresi e sono fatte con la polenta, sono fatte con il mais. Smentiamo il primo mito. Sì, smentiamolo, dai. Mais? Mais è polenta che viene preparata in anticipo e quindi poi fatta raddensare, e gli viene data una forma per cui viene poi tagliata e fritta. È un po' strana come preparazione, perché a Bari effettivamente non abbiamo una preparazione a base di polenta, quindi è l'unica diciamo evoluzione. Cioè la della... polenta o la fai a sgagliozza o non la fai. O non la fai, non esiste come al nord la preparazione a base di mais, la preparazione delle polente, sì. con vari accompagnamenti. Per cui è difficile risalire a quella che è la nascita di questo piatto. Sì. Perché appunto è un piatto che non nasce dagli avanzi ma nasce apposta. Okay. E circolano tante ipotesi, alcune più accreditate, altre che sono assolutamente false. In particolare quella che io voglio smentire categoricamente Verità. È quella della nascita delle sgagliozze all'epoca del periodo veneziano, sì. Che risale più o meno agli anni 1000-1100 a Bari, e quindi capisci bene che il mais non era conosciuto neanche da Cristoforo Colombo all'epoca, quindi assolutamente non la smentiamo, non può essere. E un'altra cosa vorrei sapere invece, le popizze. Cos'è la popizza? Come nasce? È sempre la popizza, cibo di strada? La popizza è cibo di strada, si tratta di un impasto a base di farina, acqua e lievito, molto lento, che poi viene fritto in olio bollente, quindi si gonfia e crea quella crosticina intorno alla parte morbida. E la fanno anche non solo in Puglia, la fanno anche in Campania, a Napoli la chiamano la pasta cresciuta, per esempio, era più o meno la stessa cosa. Ok. Va bene, Sandro, io adesso andrò a chiedere ai baresi se loro queste sgagliozze e popizze le mangiano. Penso proprio di sì. Io ti ringrazio, ci vediamo presto e noi andiamo dai baresi per saperne di più. Venite con me. A Bari, le popizze e le sgagliozze. Sì. Come si fanno? Partiamo dalle sgagliozze. Cosa si sono? Si basta la semola. Sì. Poi si fa riposare e si taglia. Quanto tempo si fa riposare? Beh, questo non lo ricordo. Prima le famiglie, sì, erano tutte famiglie numerose. Allora io la semplice, cosa aveva che ce n'è? Sempre dava qualcosa da fare in casa con pochi soldi. Io tutto il signor Dufresche, cosa c'è? Che c'è, dice la verità. Ha ragione. Cioè io dove si va? In pizzeria. Mia suocera fa sempre le popizze. Perché? Sempre, che è spettacolare la foto. Adesso non li mangiamo. Perché? È perché bisogna andare a Bari Vecchio per mangiarlo. Cosa preferisce? Oppure le piacciono tutte e due? Io che bevo la bottiglia della Berge, piace la sgagliozza. Perché la popizza, dicevo, lo zucchero. Dolce o salata?
Dolce e salato. Tutte e due. Tutte e due. Contemporaneamente. 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 Dolce, zucchero e sale, tutti insieme. Un po' di sale. Sì. Non sala, soda. Quanto basta? Ci vuole una cosa di birra. Ok. Lei cosa preferisce? Tutte e due. La polpizza viene fritta, la sgagliosa viene fritta, che meglio la sgagliosa che se la pulendi, Giammin la salsiccia, e vai. Cioè, le sgagliozze belle, croccanti, sì, sottili. Non spero, perché no, le fa molto. A me piace molto la sgagliozza. Perché la sgagliozza? Mi piace, cruda, fritta. Si fa spessa o sottile? Come la vuoi fare, la fai. Sotto spesso, non danno più. Poi si impasta. Sì, bravo. Deve essere croccante e sottile. Un mezzo sale, a posto. Popizze! È la solita massa fritta, cioè, però. Banale, diciamolo. Se tu invece fai la polenta e la fai col sugo, la salsiccia. Di è un invito a nozze. È meglio le sgagliozze. Perché? Perché tu frisci e mangi. Che te non faccio la timba a Wandeia a me la sgagliozza in telecco. Che tu a Wandeia pigli la mangi. Questo programma è stato presentato da Maldarizi Automotive.